un bel ritrovati a tutti quanti dal vecchio bastardo in questo video in cui andremo a vedere un interessante mod per medieval kingdoms 1212 una delle mod più famose una delle mod più conosciute per total war Attila che trasforma Attila appunto in un'ambientazione medievale cominciando appunto dall'anno domini 1212 una mod e speriamo continua a essere implementata e che eh, dato che al momento eh, funziona soltanto per le battaglie multiplayer o personalizzate speriamo che queste questa mod lavorerà in futuro anche per la campagna perché è decisamente interessante il lavoro grafico fatto da Gear GearOak eh, in questa mod prima di proseguire però come sempre vi ricordo e sotto al link in descrizione trovate anche tutti i link di tutti i canali che fanno parte della ricca del sottosuolo quindi seguite anche gli altri se invece volete aiutare il canale del tarfone e del vecchio bastardo come sempre vi chiediamo soltanto di iscrivervi al canale attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei video che rilasciamo aspettiamo i vostri commenti su questa mod cosa ne pensate e niente andiamo ad iniziare Ed eccola qua la mod, mod per Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini, pacchetto mappe multiplayer per le città occidentali e solo per alcune. Eh, ci torniamo dopo sulle immagini, eh, la 1212 sta finalmente ricevendo alcune mappe delle città più eh, fatte in epoca, in contesto medievale, eh, sebbene sia in atto un piano più ampio per creare mappe per più gruppi di fazioni con un'architettura unica per ciascuno. Per ora stiamo iniziando con quattro insediamenti di città occidentali a tema generico. È stata creata una nuova variante grande della mappa vaniglia, più fortificate o più grandi, o entrambe, che presentano una nuova sfida sia per gli attaccanti che per i difensori. Principalmente però per gli attaccanti. Large è l'unica dimensione dell'insediamento disponibile ma un nuovo stagista che lavora nel team di questa mod che sembra promettente ha già iniziato a lavorare su varianti più piccoli a condizione che tutto vada bene potresti vedere un aggiornamento che li aggiungerà anche in futuro per ora gli insediamenti vanilla sono stati sostituiti da questa mod le città sono solamente 4 al momento Edimburgo, Londra, Groningen, no, Groningen e Montpellier le istruzioni per utilizzare questa mod che chiaramente trovate su Steam, eh, sono eh, quella di chiaramente sottoscriverla e posizionarla eh, nella parte superiore dell'ordine di caricamento della mod, ovvero sia al numero 1 eh, della eh, mod. Eh, questi insediamenti sono solo per battaglie personalizzate e multiplayer assicuratevi di disabilitare questa mod quando giochi alla campagna altrimenti potreste avere degli spiacevoli effetti di crash e la mod... il gioco non vi partirebbe quindi andiamo a vedere alcune immagini di questi insediamenti che eh, devo dire sono veramente veramente interessanti guardate l'architettura questa qui è sicuramente Londra eh, questa qui è sempre la città di Londra vista eh, dall'alto, dopodiché un dettaglio, questa qui dovrebbe essere vista dall'alto, credo la città di Groningen, visto che eh, si affaccia sul mare, direi, quindi dovrebbe essere sicuramente Groningen, eh, dopodiché un dettaglio, direi, in corso di battaglia, post-battaglia, di, eh, vedete, Mura distrutte e quant'altro, bello l'effetto invernale e nebbioso che c'è intorno. Eh, altre eh, mappe, vediamole dall'alto. Questa qui, credo che sia Montpellier. Guardate al centro, sicuramente eh, un edificio religioso, direi. Ma andiamo a vedere invece direttamente dal, dal gioco. La città di, Londra. città di Londra, eccola qua, eh, la possiamo vedere decisamente ampliata, decisamente diversa nella sua architettura. Potete vedere appunto eh, la tematica degli edifici che ricorda chiaramente un'architettura decisamente più eh, del, del um, periodo in cui è ambientata la mod. Qui il ponte di Londra con la città che si spinge anche dall'altra parte del Tamigi. Qui al centro un'ulteriore eh, difficoltà per l'attaccante, perché vedete che oltre al discorso solito delle mura esterne, esterne, scusatemi, con le relative porte provviste di olio e eh, torri, eh, vediamo al centro anche un castello, una rocca cittadina al centro, qua, con sì, gli edifici strutti le porte sono aperte ma vediamo che comunque presentano eh, la possibilità di eh, lanciare olio sulle truppe che dovessero attraversare la porta vediamo se vale anche scusate mi ho fatto un po di confusione anche sull'altra sì e, e, e comunque ci sono ulteriori due torri a disposizione per eh, il difensore e, e è possibile tirare delle truppe sopra a queste eh, mura quindi un livello di difficoltà che aumenta questa qui non è una torre attiva ma è semplicemente un abbellimento anche sul lato opposto del tamigi esiste una porta con eh, l'olio eh, bollente da gettare sugli attaccanti e due torri a presidio quindi una mod che graficamente va a rendere molto bene Mm, l'aspetto di ambientazione del periodo in cui eh, è, eh, si trova storicamente la mod una mod che va a rendere ancora più divertente ad aumentare ancora di più il grado di sfida per le vostre battaglie ricordo o personalizzate o multiplayer mm, per il vostro piacere da soli o con amici aumenta chiaramente il grado di sfida aumenta chiaramente eh, la strategia di attacco dovete chiaramente rapportarvi in modo un po' diverso e intanto stiamo facendo una carrellata all'interno di londra bene direi che eh, il lavoro graficamente è decisamente interessante decisamente ben fatto speriamo e, eh, il team eh, prosegua nel suo sviluppo e speriamo che possa arrivare questo lavoro anche per eh, il contesto il comparto delle ehm, della campagna e non soltanto per battaglie personalizzate o multiplayer guardate che anche qui eh, al centro proprio della città abbiamo questa ulteriore possibilità di difesa da parte del difensore, eh, però il punto di conquista finale è all'interno di questa struttura castellana eh, e quindi, ripeto, molte, molte possibilità, molte eh, varianti da eh, pianificare in modo totalmente diverso l'attacco, l'assedio al difensore. Qua notiamo anche un cimitero all'interno della città pronto ad accogliere i vostri soldati caduti in battaglia. Comunque devo dire molto bello anche eh, graficamente questo aspetto. Bene, adesso sta a voi dirci cosa ne pensate di questo lavoro. Speriamo, ripeto, che arrivi anche eh, in futuro per la parte di campagna che non si limiti soltanto al multiplayer o battaglie custom. Aspettiamo i vostri commenti dal vecchio bastardo. Un grazie a tutti quanti per aver visto questo video e ci proviamo al prossimo. Ciao a tutti.